Ti faccio vedere un filmato che ti... che non so come la prendi, se ti fa piacere rivedere. A me sì, perché siete così belli. Eccala. Vediamo, sempre da me hai fatto a conquistare il cuore di Paola? Ah, non so, era la vita è molto strana, credo, no Paola? Noi ci siamo conosciuti, dimmi se sbaglio, mio caro Razzo, la primissima volta credo 6 anni fa. E poi ho tratto in una cena tramite amici. Ma vi siete fidanzati quando? Ma che fidanzati? No. Non siete fidanzati? Aspetta un attimo, vai, no. Parla tu che... No, no. Possiamo avere la traduzione così lui può parlare in inglese tranquillamente. Fidanzati è una parola molto... Ho voglia di vivere la mia vita, in questo momento la sto vivendo così. Sei felice? Molto. Si vede. Si vede? Grazie. Sì. Si vede. Quando lo presenti, quando lo porti in famiglia. Ma aspetta un attimo, abbiamo detto. Ah già, siete amici? Mi ero dimenticata. Sono solo amici. Una bella amicizia. Che non so se è un bel... Una coppia di amici. E basta. Che faccia fare. Non c'è niente tra di loro. Sono due amici. Però negli occhi vedo... una bella luce per entrambi, chiama gli amici, grazie a Paola e grazie a Razzo. La ricordi, eh? E come dimenticare? No, ho vissuto dei bellissimi momenti che però sono finiti, e sono finiti e sono finiti, punto. Siete rimasti amici? L'intervista... No. Gli amici si sentono, no? Sì. Però l'hai raggiunto all'isola, voglio dire, c'era... Sì. C'è stato un bel riavvicinamento. E dopo l'isola non l'ho più visto. E detto questo parliamo di tante altre cose. Sì, per carità. Mm. Io penso che tu però abbia... chiudiamo così. Io penso che tu abbia dato moltissimo a questo rapporto, che tu in parte... qualcosa della tua vita tu abbia sacrificato. No, io non credo di aver sacrificato nulla, perché fino a quando c'era il motivo buono per rimanere lì, nel senso che sapevo che questa stare lì avrebbe fatto bene a me, avrebbe fatto bene a lui, era un valore aggiunto, no? Per me stare con un'altra persona vuol dire che è un valore aggiunto, altrimenti non ci sto, cioè mi deve dare qualcosa, ci deve essere una condivisione. Quindi sono sempre stata lì perché volevo stare lì. Però mi sono accorta che forse ho creduto a delle cose che in realtà non c'erano. E quindi quando poi vedi le cose realmente per quelle che sono, anche tutti questi bei momenti che erano prendono comunque un peso diverso, un valore diverso. Beh, ma lui stesso dice che tu sei l'unica donna della sua vita. Ma sai... In tutte le sue interviste, ma sai, Paola... si dicono tante... certo, però sai, quando un conto è dire le cose, un conto è poi... Cioè, le cose si dimostrano anche con i comportamenti, con... Cioè, tu puoi dire quello che vuoi, se predichi bene, razzoli male, ragazzi, voglio dire. Io non dico che non ci siamo voluti bene, però io credo che una persona che ama realmente un'altra persona non la mette da parte e ha voglia di condividere. Cioè, se tu stai con una persona e non hai voglia di condividere la tua vita con questa persona, per me questo non è amore. Poi magari mi sbaglio. No, neanche per me. Devi avere un progetto insieme, no. Altrimenti è un roommate, se no dividiamo una casa. E allora se devo dividere la casa con qualcuno... Soprattutto dopo tanti anni ci deve essere un progetto vero di vita, altrimenti si butta via il tempo e noi non abbiamo tempo da perdere. No, ormai. No? Però abbiamo il tempo per dare la linea alla regia, vero? Questa qui... E allora, continuando un po' la chiacchierata, però, Paola, tu adesso sei single, vero? Sì. No. Sono Paola. Sei moroso. No, ma che moroso, adesso prima che qualcuno mi ribecchi, che mi rifidanzi. Ma sei matta, io sono veramente diventata molto diffidente. Ma bella come sei, ma sarai corteggiatissima. Ma questo non vuol dire che... che non mi ti chiude. No, chiudersi mai, anzi. No. Però proprio moroso, aspetta un attimo. C'è un morosetto? C'è la vita. Non me lo vuole dire, ma secondo me c'è il moroso, ragazzi, ve lo voglio dire. Foto no, da lei come mi guarda. Non ce l'ho il moroso, non ce l'ho, non lo voglio. Ma come non lo vuoi? Ma non lo voglio, te l'ho detto. Ma non ci credo che non lo vuoi. Ma, insomma, male, adesso, poi magari io guardo, sono una proprio che pensa che esco adesso di lì, giro l'angolo, mi innamoro e ciao.
Io sono proprio aperta a tutte le occasioni. No, l'ho detta così, è anche abbastanza brutta. Ti è aperta a tutte le occasioni, no, Paola. No. La signora, parlo alla mamma. Mia mamma sarà disperata dopo così, questa mia affermazione. No, nel senso che io non mi precludo nulla. Nel senso, adesso non ho un fidanzato. E se dobbiamo fare una specie di così di programma per il prossimo futuro, non lo sto cercando, però chi lo sa.